scende la sera su Doha e tutti i marocchini che erano in spiaggia ad allentare la tensione lasciano in direzione l'Albayt. Rimangono sulla sinistra ovviamente gli argentini, per loro oggi c'è soltanto da riposare. È la serata più importante della storia del calcio marocchino, dello sport marocchino in verità, nonostante leggenda nel passato come Hicham El Guerrouj. Contro la Francia è richiesto uno sforzo ancora maggiore perché la Francia è l'ultimo grande ostacolo, fa parte di una barriera con Argentina e Brasile, per cui serve una partita ancora maggiore rispetto a quella fatta contro Belgio, Spagna, Portogallo. È possibile? È possibile. Deschamps però è più realista del re. Come può perderla? E può perderla se la possono perdere entrambi se sottovaluteranno l'altro. La può perdere il Marocco, meglio non vincerla. Se farà come la Croazia, perderà l'umiltà della difesa, dell'intensità. Guardate come la Croazia ha preso il gol ieri, aprendosi dietro, essendo avanzata al 30°. Non era mai accaduto nelle partite precedenti. Diciamo che però il Marocco ha 50.000 voci attorno che le aiuteranno a non perdere l'umiltà. 50.000 voci che hanno lasciato la spiaggia. Roar amici di Lovegas.news.